La farmacia umana può curare chiunque, sì, anche chi non è malato. Entrambe le metà di questa dolce coppia sono malate, ma hanno solo una pillola rimasta. Di fronte a un potente raffreddore, dimentica l'amore! Chi ha più bisogno di questa pillola? Ho una tosse orribile! No, la mia tosse è anche peggio! Ma starnutisco! Ho starnutito il doppio di te! Confrontiamo le temperature! Ho un vulcano dentro di me! Dai qui! No, lasciala! Sembra che il nostro cane sarà più sano di noi. Questo tipo di paziente è terrorizzato a morte dai medici e dagli ospedali e dagli esami e dalle medicine. Signorina, sta bene? Aiuto, preferisco rimanere malata! Domani abbiamo un esame importante, ma non abbiamo tempo per prepararci. Dovremo usare il piano B. Ci ammaleremo! Il primo passo è mangiare un chilo di gelato. Il secondo passo è usare il ghiaccio. Puoi versarlo sotto la maglietta. Fatto! Puoi sempre contare sul raffreddore. Non ti deluderà mai. Uno starnuto normale? O forse un'allergia alla polvere? No, non in questo caso! Oh no, sono malata! Penso che sia abbastanza seria la cosa! Controllami la temperatura! Oh, lo sapevo, scotto, vero? Questo è l'inizio della fine! Niente può salvarmi! C'è solo una cosa che mi resta da fare! Sta scegliendo una bara? Oh, chiaramente, lei è una tipa da panico. Se sei protetto, significa che sei al sicuro. Questa paziente non darà ai germi una sola possibilità per sconfiggerla. Contatto diretto? Sei serio? Solo con i guanti! I germi sono ovunque! Hai appena starnutito? Sul serio? Vai fuori di qui! Questo è il motivo per cui devo rimanere attenta! Ecco la farmacia umana! Ha medicine per ogni condizione! Ecco, prendi questo! Insonnia? Ti aiuterò, bella! La farmacia umana è qui per te! Una piccola pillola e dormirai come un bambino! Stai attraversando un momento difficile? La farmacia umana ti aiuterà! Posso avere dell'acqua? Ovviamente, ecco qui! Uno starnuto sospetto? Aspetta, questo è l'argomento perfetto per il mio nuovo video! Cambiamo lo sfondo! Metto un sacco di medicine dietro di me! Voglio che tutti siano tristi per me! La mia pelle sembra troppo sana! Ma risolverò! Un po' di fard! Ora sto molto meglio. Voglio dire, molto peggio.
Ciao follower, come potete vedere chiaramente non sto molto bene. La vostra star si è ammalata. Devo prendere 1 milione di pillole al giorno, ma credo che presto tornerò da voi in perfetta salute. Che schifo. Vediamo quanti mi piace prenderò con la mia malattia. Il lavoro di un medico è aiutare i malati. Ma diventa sempre più difficile se lo stesso paziente viene ogni giorno con un nuovo problema. Forse non ha nessuno con cui parlare. Penso di conoscere la cura perfetta per tutte le tue malattie. Naturalmente sono le vitamine. Ho fatto il giuramento di Ippocrate, lo sai. Ah, che sfortuna. Ammalarsi al compleanno. Immagino che dovrò festeggiare da sola con i miei germi. E cos'è questa? Una squadra della zona di quarantena. Oh no, sono solo i miei amici e non vogliono ammalarsi! Un raffreddore non è un buon motivo per annullare una festa! Brindiamo! Ho il mio cocktail personale! Cin cin! Questo chef è un maniaco del lavoro. Non ha mai preso una giornata di malattia. Stare male è per i deboli. Il tocco finale. Ups, questo non va bene. La protezione della salute del cliente è più importante. Perfezionerò questa ricetta. E grattugio delle medicine direttamente nell'insalata. Questo è un ottimo modo per rimanere in salute. Questa ragazza sa già esattamente cosa le serve. Ho il raffreddore? Ho la scarlattina? Chiederò al dottor Google. E poi posso farmi l'autodiagnosi. E anche curarmi. Finché ho Google andrà tutto bene. Far finta di essere malati è un'ottima idea. Non devi dare una mano in casa. Puoi semplicemente rilassarti. Non farti beccare. Tesoro, come ti senti? Ancora malato? Dai, misuriamo di nuovo la temperatura. Il bugiardo ha pensato ad ogni piccolo dettaglio. Mette il termometro nel tè. Oh no, sembra che si sia fatto prendere dal gioco e si sia dimenticato della sua diagnosi. Oh, quindi sei così malato? Ecco tesoro, lascia che ti curi. La tua amica è malata? E non vuole uscire? Devi supportarla durante questo difficile periodo batterico. Un pacchetto di assistenza dai tuoi amici. Oh, sono così dolci. Medicinali? Perché? Mi fido solo della vitamina C. La natura sa come aiutare il mio povero corpo malato. Mi sento già molto meglio. Non voglio vedere il medico e prendere un sacco di medicine senza motivo. I metodi tradizionali sono i migliori. Devo vestirmi pesante e sudare. Più caldo. Ancora più caldo. E
e poi mettermi sotto una coperta. Un'altra coperta e un'altra. Fa caldo? Questo è ciò di cui ho bisogno. Non hai sentito che la febbre ha paura delle coperte? Mia cara moglie, il mio momento è arrivato. Sto morendo. Questa è la fine. Vedo già la luce in fondo al tunnel. Ma stai scherzando? La tua temperatura è di 37. Vivrai altri 80 anni con una temperatura del genere. Non interferire con la mia morte. Sei davvero senza cuore. Dov'è il notaio? Devo scrivere le mie ultime volontà. Non resisterò a lungo. Voglio lasciare tutto ciò che ho al mio cane. Inoltre devo fare l'ultima confessione. Santo Padre, perdonami per i miei peccati. Presto, sarà troppo tardi. In nome del Padre, e del Son, e del Holy Spirit, Papa God, be merciful to me, a sinner. O Lord Jesus Christ, Son of God. Resisti, figlia mia. Sai, in salute e in malattia. Ti sono piaciuti i nostri tipi di malati? Allora dici nei commenti se tu e i tuoi amici agite in questo modo quando avete il raffreddore. E ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, mettete like a questo video e fate clic sulla campanella. Non perdetevi nessun nuovo sketch divertente di Woohoo!